Ben trovati a tutti e a tutte, bentornati ad una nuova puntata di Crescimi Tu, il programma di Teleambiente dedicato all'infanzia e all'adolescenza. Nella puntata di oggi di Crescimi Tu vi presentiamo un libro che vi faccio subito vedere, si intitola Dai, giochiamo a parlare. E oggi il libro è edito da Sperling e Kupfer e oggi lo presentiamo e ne discutiamo con l'autrice che vi vado a presentare, la dottoressa Silvia Lusetti, che è una logopedista pediatrica. Buonasera e benvenuta a Crescimi Tu. Buonasera a tutti e grazie mille per avermi invitata. Grazie a lei. Allora, oggi presentiamo il suo libro, lo mostriamo di nuovo, Dai, giochiamo a parlare, edito da Sperling e Kupfer, che potete trovare in tutte le librerie. E, le voglio chiedere innanzitutto com'è nata l'idea di scrivere questo libro. Immagino che parta chiaramente anche dal suo percorso professionale. Come mai un libro? Certamente. Allora, quotidianamente tantissimi genitori mi scrivono e mi chiedono anche direttamente in studio, mi scrivono attraverso i miei canali social e in studio mi fanno spesso questa domanda: il mio bimbo non parla, mi devo preoccupare? Oppure mi chiedono consigli, suggerimenti per giochi da fare in base all'età del loro bimbo per stimolare il linguaggio, oppure canzoncine e altre attività proprio per stimolare il linguaggio. Da qui l'idea, che grazie a Sperling Cooper appunto sono riuscita a realizzare, di scrivere un libro che non fosse un manuale tecnico ma teorico, ma uno strumento pratico, anche semplicemente da sfogliare per trovare un'attività, un gioco, una canzoncina da fare con il proprio bimbo, perché i genitori, soprattutto nella prima infanzia, sono la miglior risorsa per i loro bimbi, per il linguaggio dei loro bimbi. E allora da qui è nata l'idea di proprio così creare uno strumento che fosse anche divertente da sfogliare, da guardare, da tenere sempre a portata di mano per quei 5 minuti di tempo che abbiamo da trascorrere con il nostro bimbo, magari per fare un gioco, un'attività o per cantare una canzoncina. Infatti, nel libro ho inserito tutti i QR code con le mie canzoncine che sono piaciute tanto. La musica mi piace molto come strumento per stimolare il linguaggio, perché sfruttando tonalità e melodie che ai bambini piacciono molto, riusciamo in questo modo a stimolare appunto l'imitazione verbale, la gestualità, in modo divertente con il gioco. E infatti lei lo diceva, questo è un libro molto pratico, un libro da sfogliare con tanti esempi. Infatti il sottotitolo è Strategie, giochi e canzoncine per sviluppare il linguaggio. È quindi una sorta anche, diciamo, di vademecum, di guida per i genitori. Le voglio chiedere, essendo un libro pratico e visto appunto come lei ci raccontava che spesso i genitori le scrivono preoccupati, chiedendole dei suggerimenti, quali sono le preoccupazioni o comunque le domande che le vengono rivolte più spesso da una parte e dall'altra, se le ha riscontrati, se ci sono magari degli errori frequenti che lei vede nel comportamento dei genitori e che possiamo magari, ecco, anche dare un consiglio per chi ci segue a casa. Il linguaggio preoccupa molto i genitori, soprattutto se i bambini non cominciano a parlare nei tempi più o meno stabiliti. Ecco, diciamo che il confronto è sempre all'ordine del giorno, anche se in realtà non andrebbe fatto, perché ogni bimbo impara in tempi e modalità assolutamente diverse e uniche proprio per ogni bimbo. Quindi il fatto che magari l'amichetta o il fratellino abbia imparato a parlare prima magari dell'altro bimbo crea sempre molte ansie e preoccupazioni nei genitori, che di conseguenza mi chiedono cosa poter fare per aiutare il loro bimbo nel modo migliore. Io, ogni bambino no, in realtà non nasce con un manuale delle istruzioni, nel senso che spesso i genitori non sanno che cosa fare e molte volte il buon senso o il consiglio, il suggerimento dell'amica, della parente o della nonna spesso non sono consigli che tendenzialmente favoriscono il linguaggio. Molte volte sento dire, mi sento chiedere: ma il mio bambino è pigro, come posso fare per spronarlo? Non vuole parlare, in realtà lo sa dire. Mi dicono di non darglielo se ancora non me lo dice, perché tanto lo sa dire. Ecco, in realtà la comunicazione, il linguaggio non è prestazione, quindi anche la strategia corretta non è quella di ricattare il bambino: se non mi dici questa cosa non te lo do, assolutamente, ma di cercare di spronarlo nel modo migliore, con le giuste strategie. Gli errori più comuni sono proprio questi: chiedere insistentemente di ripetere o chiedere sempre che cos'è, perché magari un genitore pensa, ripeto, col buon senso, con l'istinto materno, con il suggerimento di fare del proprio meglio per stimolare il linguaggio.
Non è così, perché in questo modo il bambino va in ansia, la richiesta di prestazione è costante e quindi, soprattutto se c'è un bambino che fa un pochino più fatica, tende a tirarsi un pochino indietro e a perdere quella che è l'intenzionalità comunicativa, che è uno dei prerequisiti fondamentali, il fatto che il bambino voglia comunicare. Quindi, se abbiamo capito quello che il nostro bimbo vuole dire, non fingiamo di non aver capito, anzi, assecondiamolo, magari ripetendo correttamente la parolina o che non ha detto o che ha detto in modo sbagliato, proprio per favorire l'intenzionalità. In questo modo il bambino si sentirà ascoltato, si sentirà capito e sicuramente sarà stimolato a utilizzare il linguaggio anche la volta successiva, anziché ritirarsi ed evitare e rinunciare alla comunicazione verbale. Ecco, un altro tema, un altro aspetto fondamentale che viene spiegato e chiarito nel libro Dai, giochiamo a parlare, è anche quello dello sfatare un po' i falsi miti quando si tratta di linguaggio dei bambini. In particolare c'è un tema che è quello del bilinguismo. C'è sempre stato questo falso mito sul fatto che i bambini bilingui sviluppano il linguaggio in ritardo rispetto ai bambini non bilingui. Ecco, le chiedo, ci aiuta insomma una volta per tutte a sfatare questo mito e a spiegare invece come funziona il bilinguismo, come diciamo possono fare i genitori per facilitare i propri figli che crescono in un contesto bilingue? Sfatiamo immediatamente e una volta per tutte questo falso mito. Il bilinguismo non causa ritardi di linguaggio, quindi anzi il bilinguismo è una risorsa per i bambini. Tanto è vero che fino a 6 mesi i bimbi riescono a discriminare i suoni di tutte le lingue del mondo e soltanto dai 6 mesi in poi cominciano poi a differenziare quelli in base alla lingua e all'ambiente linguistico in cui sono immersi. Quindi un bambino che è immerso in più di una lingua, e per lingua intendiamo anche i dialetti, quindi non solo le lingue ovviamente straniere, ma anche un po' di cultura locale che sarebbe sempre bene tenere e conservare, un bambino che è immerso in più lingue sicuramente è più portato a rielaborare e a immagazzinare vocaboli che appartengono a varie lingue. Quindi potrebbe apparentemente sembrare in ritardo, ma in realtà il conteggio delle parole, che è quello che ci dà un'indicazione rispetto a un eventuale ritardo di un bambino intorno ai 18-24 mesi, va fatto su entrambe le lingue. Quindi, tenendo conto appunto di entrambe le lingue o anche 3 lingue in alcuni casi, il conteggio tendenzialmente è sempre un conteggio che favorisce, cioè che non evidenzia ritardi di linguaggio. Anzi, il bilinguismo, da tantissimi studi che ormai sono stati fatti, evidenzia che i bambini che riescono ad imparare più di una lingua fin da piccoli, ecco, sviluppano una maggior capacità di problem solving, hanno meno difficoltà poi anche nell'ambiente scolastico, perché riescono ad avere questa flessibilità mentale linguistica che caratterizza proprio l'apprendimento del linguaggio in generale. Diciamo che le uniche controindicazioni potrebbero essere se un genitore è poco competente in una lingua, perché allora in quel caso sì che potrebbe dare confusione nell'apprendimento, oppure se effettivamente un ritardo di linguaggio emerge a prescindere dal bilinguismo, e allora in quel caso è sempre bene seguire le indicazioni del logopedista o comunque dello specialista che segue il bambino per capire se allora è ancora il caso di proporre entrambe le lingue. Un altro tema che è cruciale ma è anche molto attuale quando parliamo di bambini, dello sviluppo e di una crescita sana dei bambini, che è quello dell'utilizzo dello smartphone e più in generale diciamo dei device, perché insomma è una società che è immersa diciamo nella tecnologia, una società che va sempre più veloce, che ogni giorno scopre nuovi strumenti tecnologici. È anche una società dove però i bambini molto spesso entrano in contatto in maniera precoce con l'utilizzo di questi strumenti. Lei nel libro ne parla e dà anche dei consigli pratici su quanto tempo e in che modo i bambini devono approcciare a questi strumenti tecnologici, alla tecnologia in generale. Allora, le chiederei se appunto ci fa un quadro, ci spiega, spieghiamo insomma anche ai genitori, a chi ci segue, quanto è adeguato, per quanto tempo e da che età iniziare a utilizzare questi strumenti. E poi le volevo chiedere anche un'altra cosa, un dibattito che diciamo è piuttosto frequente ai giorni d'oggi. L'abuso di questi strumenti tecnologici rischia in qualche modo di
sempre chiaramente da parte di bambini di età ridotte, rischia poi di inficiare in qualche modo anche sullo sviluppo del linguaggio? L'utilizzo di dispositivi tecnologici prima dei 2 anni è fortemente sconsigliato, proprio perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche grazie a tantissimi studi che sono stati fatti, sconsiglia l'uso della tecnologia intesa proprio come smartphone e tablet, perché crea numerosi effetti negativi nello sviluppo del linguaggio e nello sviluppo generale cognitivo del bambino. Proprio perché questi dispositivi tecnologici, che potremmo definire il ciuccio digitale, ecco, un modo per tranquillizzare momentaneamente il bambino, hanno molti effetti negativi. Uno tra tanti è assolutamente un ritardo nello sviluppo del linguaggio. Dicevamo, il linguaggio è comunicazione, comunicare con qualcuno, non con qualcosa. Quando uno utilizza il telefono, il cellulare, in realtà non è comunicazione, quindi tutte queste occasioni di poter parlare, poter relazionarsi, vengono perse in un bambino che è ancora molto piccolo e non ha sviluppato ancora a livello cognitivo tutte quelle strutture mentali che gli consentono poi di gestire la frustrazione. Per frustrazione intendo il momento in cui questo magari oggetto viene poi tolto al bambino e allora si scatena la crisi di pianto, una crisi di ansia. Perché? Perché effettivamente un telefono in mano a un bambino crea piacere nel bambino stesso, perché vede lo schermo colorato, vede, magari ascolta la musichetta, e quindi il rilascio di dopamina. E quando noi tendiamo e vogliamo giustamente togliere poi il telefono al bambino, non riesce più a gestire la frustrazione di questa mancanza. E allora la crisi scatena un'ulteriore difficoltà. Inoltre l'uso del cellulare prima dei 2 anni crea una frustrazione, un disagio emotivo, psicologico e anche la perdita del sonno. Infatti gli ultimi studi evidenziano che la luce blu, appunto, degli schermi riduce il sonno nei bambini, che noi sappiamo essere importantissimo per la crescita e per lo sviluppo in generale. Quindi il consiglio è quello, assolutamente prima dei 2 anni, di non dare in mano ai nostri bimbi smartphone o tablet. Poi ovviamente dopo i 2 anni, diciamo che vivendo comunque in un ambiente tecnologico e vedendo comunque i genitori che lo utilizzano per lavoro o anche per piacere, ci sono varie indicazioni, quindi comunque la tempistica deve essere sempre una tempistica adeguata all'età anagrafica e allo sviluppo in generale del bambino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ho inserito nel libro proprio le tempistiche, dà qualche indicazione. Poi è ovvio che il buon senso in questo caso invece dovrebbe proprio essere quello dei genitori di sostituire al telefono momenti di gioco insieme. Il gioco è lo strumento migliore di apprendimento, proprio perché è il mestiere del bimbo imparare attraverso il gioco, proprio come diceva Maria Montessori. Quindi meno lo utilizzano, meglio è. Per quel che riguarda invece il discorso della televisione, è un discorso diverso, nel senso che giustamente è anche un momento di riposo per quel che riguarda i genitori, che ovviamente assistono il bambino ovviamente H24, avere magari quella mezz'oretta di riposo per fare magari le proprie cose e magari far vedere al bambino una canzoncina, ad esempio alla televisione, questo non può assolutamente creare effetti negativi, sempre però valutando il tempo e soprattutto, se fosse possibile, magari guardarlo insieme, in modo tale da rendere anche questa esperienza un'esperienza piacevole e di comunicazione verbale, di linguaggio, in modo tale da parlarne insieme, da magari ricantare insieme la canzoncina o parlare di quel cartone animato che abbiamo visto, in modo tale proprio da stimolare, favorire, far sì che questa esperienza non rimanga un'esperienza passiva, ma diventi un'esperienza attiva di apprendimento, magari anche di nuove paroline. Certo, quindi insomma utilizzare lo strumento della televisione, diciamo, anche per continuare l'apprendimento e la convivialità anche che è importantissima per i bambini più piccoli con i genitori. Su questo, certo. Tra l'altro, lei prima lo citava, insomma, dell'importanza anche del gioco, dell'imparare giocando. Lei nel libro naturalmente fa tanti esempi, cita tante tipologie di giochi che i genitori possono fare con i propri bambini. Quanto è importante il gioco in generale
diciamo, se ci può anche dire qualche gioco che lei consiglia, se poi magari devono essere effettuati semplicemente, diciamo, senza l'utilizzo di strumenti, che ne so, una palla o un peluche, o se ci sono dei giochi che possiamo realizzare in maniera molto semplice anche senza l'utilizzo di, diciamo, di degli strumenti, dei prop, come si dice in inglese. Certo. Allora, il consiglio è quello di seguire sempre gli interessi del bimbo. E quindi se al bambino, ad esempio, piacciono moltissimo i dinosauri, perché no? Continuiamo a giocare con i dinosauri, ma facciamolo in tanti modi diversi. Il gioco deve essere un piacere per il bimbo, ma anche per il genitore che comunque lo accompagna. Quindi nel gioco condiviso è giusto che non ci siano soltanto degli obiettivi. Giochiamo soltanto per stimolare il linguaggio, stimolare la pronuncia di quella parolina o l'espansione della frase, ma deve anche essere un momento di relazione. Attraverso il gioco i bambini esprimono tutto loro stessi, imparano ad esplorare il mondo, si sentono compresi, si sentono capiti, si sentono anche più conosciuti proprio dal genitore, e quindi creano una relazione, e in questo modo il rapporto tra genitore e figlio ovviamente ha assolutamente vantaggi, lati positivi, e diventa un rapporto bello. Quindi l'idea di inserire tanti giochi era proprio anche quello di donare strumenti e momenti belli di gioco insieme da trascorrere con il proprio bimbo, a prescindere ovviamente dall'obiettivo. È ovvio che mentre si gioca si parla, e quindi il linguaggio diventa poi la chiave principale e un modo per essere stimolato nel modo migliore, ecco, attraverso il gioco. Poi il gioco è importantissimo anche per lo sviluppo cognitivo. È importante utilizzare giochi comuni, quindi ho proprio dedicato un capitolo agli indispensabili, cioè quei giocattoli che magari tutti abbiamo in casa senza pensare di andare a comprare chissà che cosa, ma semplicemente appunto con una palla o con degli animali o con i colori è possibile utilizzarli in tanti modi diversi, con tante idee diverse, e appunto in base alla mia esperienza sia di mamma, perché io ho 3 bimbi, quindi ho avuto modo di utilizzarli come cavie, ecco, in tutti gli esperimenti linguistici di gioco in tutti questi anni, e anche come logopedista, quindi utilizzandoli proprio in modo con degli obiettivi ben definiti per quel che riguarda il linguaggio, è possibile stimolare il linguaggio a casa tutti i giorni, quotidianamente, a partire dai 6 mesi, quindi da quando sono piccolissimi. Ovviamente il gioco deve essere tarato in base all'età, e infatti nella parte finale ho inserito un indice proprio per età, in modo tale da poter utilizzare quel gioco in quella determinata fascia di età. Quindi l'indice finale, si possono proprio trovare tutti i giochi migliori in base all'età, perché ovviamente i bambini più sono piccolini più è difficile riuscire a capire che cosa fare, perché se si propongono giochi troppo difficili scatta la frustrazione di non riuscire a farli, o l'attenzione è troppo poca e quindi dopo poco si stancano e se ne vanno. Ma accade la stessa cosa se sono giochi troppo facili, se si propongono cose troppo semplici il bambino poi non è abbastanza stimolato e quindi ugualmente si stanca. Quindi giocate, giocate, giocate. Il titolo del mio libro non poteva essere diverso da Dai giochiamo a parlare, proprio perché in tutti questi anni con i genitori che mi hanno seguito sui canali social e quant'altro abbiamo condiviso insieme il lavoro sul gioco, idee di gioco per stare bene insieme, per stimolare il linguaggio. Visto appunto noi stiamo presentando il suo libro Dai giochiamo a parlare, parliamo di linguaggio. Il linguaggio non è solo lo sviluppo della parola, perché ecco, come sto facendo anche io in questo momento, il linguaggio si accompagna molto spesso anche ad una gestualità, a dei gesti. Ecco, per i bambini, quindi per i più piccoli, può essere utile l'utilizzo appunto di una gestualità? Può in qualche modo aiutarli o facilitarli? In questo senso i genitori come devono approcciarsi al parlare con i gesti? Il gesto è un prerequisito importantissimo del linguaggio, e tant'è vero che prima delle paroline emergono i gesti, quindi il gesto del richiedere, dell'indicare, il gesto deittico appunto per mostrare qualcosa. Quindi intorno ai 7-8 mesi compaiono tutti questi gesti che anticipano le paroline. Se i gesti non compaiono, ovviamente il consiglio è quello di stimolare a utilizzare il gesto. In che modo? Con le canzoncine, ad esempio, quindi associando le paroline a un gesto e di conseguenza al significato del gesto, e di conseguenza questa comunicazione gestuale
è una comunicazione a tutti gli effetti, anzi deve essere sostenuta dal genitore e accompagnata poi ovviamente dall'uso verbale della parolina. Quindi quando il nostro bimbo indica per farci vedere qualcosa o per mostrarci qualcosa o per chiedere qualcosa, assecondiamolo. Quindi ribadisco, non ricattiamolo: se non mi dici la parolina non te la do, perché anche tramite l'uso del gesto il bambino si è fatto capire. E ci sono alcuni gesti che favoriscono ulteriormente la comunicazione proprio perché fin da piccolissimi, fin dai 6-7 mesi, il bambino riesce ad associare il significato della parolina al gesto, anche senza dire la parolina, e di conseguenza può comunicare meglio con il genitore. Quindi c'è proprio un lessico, chiamiamolo così, della gestualità che è importantissimo. Quindi usiamo tanto il gesto, poi noi italiani li usiamo tanto anche per trascorsi storici, una curiosità che ho inserito nel libro, se volete andare a leggerla, è anche carina, insomma, proprio perché il gesto è parte della comunicazione a tutti gli effetti. Se noi parliamo usando solo la bocca è più difficile riuscire a far passare il nostro messaggio. Se invece inseriamo qualche gesto, anche noi adulti riusciamo sicuramente a essere più incisivi e a far sì che il nostro ascoltatore ascolti con più attenzione e recepisca quello che noi gli stiamo dicendo. E poi in ultimo, appunto, noi dicevamo il linguaggio è parola, il linguaggio è gesto, e poi c'è la componente importante del suono che lei sempre cita nel libro. Insomma, ci ha spiegato nel corso di questa intervista anche l'importanza che le canzoncine possono avere come strumento. Però nel libro lei fa anche una spiegazione molto interessante e molto chiara della differenza tra fonemi e grafemi e l'importanza anche per i bambini di capire subito i suoni. Certo, un capitolo intero è proprio dedicato alla magia dei suoni, proprio perché è una componente che spesso è sottovalutata o addirittura delegata soltanto a noi specialisti. E un bambino con problemi fonologici ovviamente deve intraprendere un percorso, quindi se ha 4 o 5 anni l'intellegibilità non è un'intellegibilità al 100%, al 90%, ovviamente deve intraprendere un percorso per andare a rieducare determinati suoni che ancora non compaiono. Però nelle prime fasi di crescita, quindi intorno ai 2 anni, ai 2 anni e mezzo, anche 3 anni per alcuni fonemi, è possibile stimolare la pronuncia di alcune letterine, di alcuni suoni. In che modo? Con il gioco, quindi non so, associando i suoni onomatopeici, quindi i versi degli animali o appunto le canzoncine, anche partendo dai movimenti di lingua, labbra e guance, che sono ovviamente la nostra palestra della fonetica e della fonologia. Quindi è possibile attraverso, tra l'altro anche molto divertente, perché comunque quando riproponiamo ai bambini dei suoni, soprattutto onomatopeici associati o ai versi degli animali o mi vengono in mente le macchinine, il suono degli aerei e quant'altro, che altro non sono che prolungamenti di alcune consonanti, il bambino è sempre molto attratto, attirato e interessato, quindi tendenzialmente imita e ripropone lui stesso questi fonemi, questi suoni. Quindi è importante proprio sicuramente sempre fornire il modello imitativo corretto, quindi se il bambino pronuncia in modo scorretto una parolina, di non sottolineare l'errore, ma riprendere a propria volta la parola dicendola correttamente, scandendola bene, assicurandoci che il nostro bimbo ci stia guardando in viso, soprattutto in bocca, perché alla fin dei conti i suoni e le parole altro non sono che movimenti di lingua, labbra. Quindi se il bambino ci vede e riesce a capire come posizionare lingua, labbra e quant'altro, riuscirà più facilmente ad imitare anche lui stesso la pronuncia corretta di alcune paroline. Poi ci sono alcuni suoni che compaiono a una certa età, altri che compaiono un pochino più avanti, quindi anche sapere che magari il fonema R, che è uno dei più difficili, solitamente emerge intorno ai 4 anni, può certamente rassicurare i genitori e aiutarli a non preoccuparsi, ad esempio, se a 2 anni la parolina rane è pronunciata in modo scorretto, ad esempio lana, perché proprio questo suono è un suono che emerge un pochino più avanti. Quindi in questo caso non ha senso consultare un logopedista, ma semplicemente magari con qualche esercizietto cominciare a proporre il suono in forma giocosa.
voglio ricordare ancora a chi ci segue il libro della dottoressa Silvia Lusetti, Dai giochiamo a parlare, strategie, giochi e canzoncini per stimolare il linguaggio, edito da Sperling e Kupfer. Prima di salutare la dottoressa Lusetti e ringraziarla per essere stata con noi, io voglio ricordare che lei tra l'altro ha fondato il portale logopedista.it, che è diventata poi anche una pagina Instagram che ha un seguito importante, quindi ecco, se vogliamo invitare chi ci segue, chi ha seguito questa intervista, a continuare a seguirla anche online, perché insomma anche lì lei dà tanti consigli e tanti suggerimenti, sia sul portale che sui social. Certamente. Sì. La mia esperienza web, chiamiamola così, è nata nel 2001 con appunto il portale logopedista.it, un forum di più di 30.000 utenti. Poi con il Covid siamo tutti stati costretti giustamente a chiudere, ma il bisogno comunque di continuare ad aiutare i genitori, insomma, essendo comunque una logopedista, era parte di me, era un desiderio. Allora da qui sono riuscita ad aprire sia il profilo Instagram che il profilo TikTok e anche quello Facebook di logopedista.it, e da lì sono riuscita a raggiungere tantissimi genitori e la nostra famiglia si allarga ogni giorno di più, insomma, con consigli, suggerimenti, canzoncine che sono piaciute tantissimo, dirette anche proprio per confrontarsi e ogni giorno scambiarsi opinioni, pareri e anche feedback positivi, nel senso che tante volte mi fa molto piacere quando un bambino impara qualche parolina nuova o si sblocca sul linguaggio, i genitori poi me lo fanno sapere e questa cosa certamente mi motiva a continuare questo lavoro, che è un lavoro importante, impegnativo, al di là della mia professione ambulatoriale. Quindi ringrazio tutti anche per l'affetto. E allora noi ricordiamo il portale logopedista.it e i profili social, ricordiamo ancora una volta il libro Dai giochiamo a parlare, edito da Sperling e Kupfer, ecco, ve lo facciamo rivedere, e naturalmente ringraziamo per essere stata nostra ospite oggi al Rapporto Mondo la dottoressa Silvia Lusetti, logopedista pediatrica. Grazie dottoressa e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, arrivederci a tutti. Arrivederci, io ringrazio tutti voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Crescimi Tu e a tutti voi un buon proseguimento.